Siamo con Rita Casalini, operatrice Caritas dell'Ufficio Giovani Emergenze Mondialità. E Rita ci parlerà di una mostra interattiva molto particolare che arriverà a Piacenza il 6 di marzo, In fuga dalla Siria. Che cos'è e perché vale la pena usufruire di questa proposta che Caritas ci fa? Allora, è una mostra appunto interattiva, viene chiamato anche in realtà Story Game, quindi è proprio una sorta di gioco di ruolo che dà la possibilità alle persone che partecipano di mettersi proprio fisicamente anche nei panni delle persone di alcune persone migranti, in particolare persone che appunto che sono partite dalla Siria. Si avrà un momento in cui proprio ci si immedesimerà in queste persone decidendo quando partire, quindi verranno mostrate spezzoni anche di vita di quei luoghi, quindi le persone decideranno quando partire. Vi verrà dato un passaporto vero con le informazioni sulla vostra identità, verrete anche un po', avete la possibilità anche di travestirvi proprio con indumenti tipici anche di quelle zone. Poi ci sarà la partenza, e alla partenza ogni pannello che incontrerete dovrete prendere una decisione. In base a quella decisione verrà poi scritto, diciamo, il vostro futuro in una direzione o in un'altra. Quindi è un gioco che assolutamente porta insomma in causa sicuramente la responsabilità, le scelte, l'avere la responsabilità di qualcun altro, della propria famiglia o di se stessi. Alla fine della mostra, della vostra esperienza, verrete messi di fronte, diciamo, a un pannello esplicativo in cui verrà riportata la storia vera di una persona in carne ed ossa che ha fatto il vostro stesso percorso, e quindi lì sarà proprio un momento anche un po' più intimo di riflessione sulle storie vere, i volti veri che stanno dietro anche le persone che vediamo in giro nei telegiornali o comunque così, a cui non siamo abituati a dare una storia. E quindi questa è un po' la proposta. Vi potete prenotare mandando una mail all'indirizzo mondialita caritas@piacenzabovio.org, indicando quanti siete e le vostre fasce orarie preferite, in modo che noi possiamo poi assegnarvi nel giorno giusto che vi aggrada di più. Parallela c'è anche la proposta di animare la mostra con noi, quindi se siete disponibili, diciamo, a dare qualche ora del vostro tempo per entrare, diciamo, nello staff della mostra, quindi riuscire a preparare la mostra per tutti i turni, vi chiediamo di essere presenti con noi in Caritas la giornata del 6 marzo, in cui monteremo proprio fisicamente la mostra e la risperimenteremo per capire bene quali sono tutti i passaggi da presidiare. Quindi vi chiediamo di essere presenti il 6 marzo qui in Caritas, più o meno dalle 10 del mattino e tutto il pomeriggio fino verso le 17. Chi non potesse al mattino, che c'è più la fase di montaggio, se riuscisse a venire almeno al pomeriggio per vedere come funziona la mostra e poi poter dare la propria disponibilità di tempo.